His most successful actors and writers, performing in his own television show with his actress wife, Franca Rame. Dario Fo is a hero. In the 60s, he founded Teatro Comune in Milan, performing to crowds as large as you would find at football finals. Let's join this remarkable artist in the beautiful hills of Umbria in central Italy. This is the Venice Carnival, when 20,000 Italians put on outrageous costumes and take to the streets. Although it was revived only 20 years ago, the carnival has roots as old as Venice itself. It happens around Shrove Tuesday, the end of winter, and it's a relic of the old pagan Saturnalia, a few days of the year when people could indulge their appetites and mock the authorities. The masks and the costumes in the streets bear witness to 3,000 years of popular iconoclastic culture. Italy is where European theatre was born, where Shakespeare and Mozart found their stories, where Mr. Punch and Pierrot were created, and where the high art of the stage and the popular art of the streets are intimately bound together. And this year, thousands of people have come to Venice to see a man who embodies this whole tradition of satirical outrage, Italy's most popular actor-playwright, Dario Fo, in his riotous send-up of Bible stories, Mistero Buffo. This sequence describes the multitudes waiting for Jesus to raise Lazarus from the dead. Non spingere! A che la tomba aperta! A burlo dentro della tomba! Poi arriva il santo, vivo, vivo, e mi ero già vivo! Ma la gente che arriva, voglio la gente che arriva. Ma arriva anche dalla montagna, va. Ehi, montagnano! Non hai mai già visto i miracoli di altri, eh? Foresti. Ma non arriva sto santo. Poi, dopo viene scuro, tocca a pissare tutti i lumini, poi arriva il santo, non sa dove è la tomba, se sbaglia di tomba, va a suscitare un altro morto, poi arriva la mamma del morto di prima, tocca ammazzare il morto appena suscitato. Non si può fare ste robe. Sardele! Mistero Buffo is Fo's satirical version of the mystery plays. It has enraged the Catholic establishment and delighted audiences for years with its blend of preposterous blasphemy. Sardele! Dago un cartoccio a Lazaro se prepara il stomaco! A non far blasfemie, demono! Oh, chi è? Arriva, chi? Un santo, con tutti gli altri santi. Vuoi vero, guarda, tutti i santi d'intorno che arrivano. Vuoi quanta gente, quanti santi che conai! Quello lo conosco. Quello è Pietro, quello con tutti i capelli bianchi che ho scrutato, con la barba infine. Quell'altro è Paolo, quello pelato qua, con la barba nera è Paolo. Le mani, a mettere le bandiere sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole. Dario Fo is unique in European theatre. He and his wife, actress and playwright Franca Rame, have a huge following. 20 million people used to watch their television show, to the irritation of Italy's taxi drivers, who complained that it was taking away all their customers. But they're also idols of the left, attacked by the church for blasphemy, banned for subversion, and even denied entry into the USA.
Behind both the popularity and the notoriety is a celebration of Italy's theatrical past, its humour and its vitality. For the last 10 years, Fo has been an international celebrity as well. His farces, Can't Pay, Won't Pay, and Accidental Death of an Anarchist, have broken audience records in the West End and packed theatres the world over. But although his plays are often inspired by today's headlines, his style and his technique have been forged from the classics of the past. Ma io, non per scherzo, ma seriamente, io dico sono un classico, voglio essere un classico. E proprio come i classici cerco di fare qualche cosa che non duri nel tempo. Non è vero, i greci scrivevano una tragedia perché venisse rappresentata una volta sola, al massimo 4-5 volte in periferia. Veniva rappresentata per essere distrutta subito, era bruciata il giorno stesso che veniva rappresentata. Così Shakespeare, quando scriveva, non scriveva con la mentalità passerò la storia ai posteri, neanche per idea. Cosa ti spieghi? Non mi importa se sei piccolo. I piccoli vengono in mattina presto a torso il posto. Non spingere! Cosa crede di essere in paradiso? Che i primi saranno i piccoli e i grandoni gli ultimi? Non mi importa se sei una donna! Davanti alla morte siamo tutti uguali! Oh santa! Quanta gente che viene, voglio! Ma quanti che sei! Non è quel che tu che cognosa dove sta a casa sto Gesù Cristo stregon santo culè e che vaga a chiamare di dirgli che noi siamo tutti impreparati, che siamo pronti, non si può aspettare tutta una giornata per un mica regolamento, andiamo! Ma che mette un orario ai miracoli? E respetelo! Voglio non arrivano lì. Sege, cadrega, bene! Doi paiocchi, lo deve una cadrega, done! Sapeva una cadrega per due paiocchi, il gran pericolo guardarsi il miracolamento in pie, che quando il santon fa i due segni venne fuori al morto vivo, vetà con tal stremissimo spavento che dentro io c'è una crapata sul sasso lì pronto, gnac, morte secche. E il santo ne fa un solamente di miracoli in quello. Ho iniziato studiando il teatro medievale italiano, perché il teatro è sempre stato saccheggiato, è sempre stato indicato come un teatro di secondo ordine. C'era la grande letteratura, la poesia italiana, poi c'erano dei minori che facevano un teatro di secondo ordine. Ma Dante, senza la presenza di un'enorme quantità di giullari, di poeti di strada, non avrebbe mai potuto avere tanto materiale a disposizione. Il divulgare eloquenzia, questo studio, questa ricerca che Dante ha fatto a proposito appunto del parlare del popolo, dimostra che senza questa inchiesta, senza conoscere tutto quello che si faceva a livello basso, Dante non avrebbe mai potuto esprimere così grande tempo di poesia. Dario Fo is a teacher, as well as a performer and writer. He holds regular workshops with young actors and students, exploring the sources of Italian theatre. Here, he's in Umbria, in the heart of Italy, with a group of young people for a fortnight of workshops in the techniques of classic comedy. As well as rehearsing scenes from his own plays, he also demonstrates the great stock characters of Italian comedy. These are the masked figures of Commedia dell'arte, celebrated throughout the world. Nowadays, Commedia is treated as a piece of charming tradition, but Fo stresses the savage satire under the picturesque surface. Questo è il Magnifico. Il Magnifico è il personaggio che viene irriso dalla borghesia del Cinquecento ed è il personaggio che ormai ha ceduto i propri averi al grande mercante. Il mercante di Venezia, di Shakespeare, è lo stesso tema.
Cioè il personaggio che è ormai stato sconfitto, che stava in piedi soltanto con Castelli, con Terreni, a un certo punto è stato tagliato fuori dall'economia, che è un'economia compradore, una compagnia di banche, una compagnia di Maonas, che erano gli assegni a giro continuo che si potevano pagare tanto in Francia che a Costantinopoli che in Germania. Ebbene, questa società che si rinnova esprime l'ironia verso chi? Il decaduto. Questo è il principe decaduto, vecchio, ma ancora con una certa tenuta, vorrebbe rimanere in piedi. E che come lo esprime quando lo fa muovere? Lo esprime in una maniera proprio da animale, goffo, da cortile un'altra volta, una specie di gallo spennato che cammina nell'andare anche lui in questa maniera. Cioè, questo è il paradosso, naturalmente, adesso io vi sto facendo tutti i gesti che sono paradossali. Ecco, il mantello, mettersi sopra, la spada, l'incedere, lo stacco, è un po' quell'andare da gallina, come se avesse gli occhi qua. La voce è una voce, anche qui fessa, che si articola in alto. Nero! Quale se? Da qualche dunque venga? Se venga qualche mi fa lo faccio con questo, il pezzo della mosca, famoso, l'avete visto fare da tutti, insomma. Guarda, c'era una mosca vera, guarda, invece che, ecco. La difficoltà sta nel ritrovare, prendere la mosca come se la testa di colpo avesse un cuscino d'aria che lo tiene lontano. Guai se io faccio così, per esempio, la mosca qua è impossibile, è inaccettabile. Quando, per esempio, faccio così, mi guardo la mosca, faccio così, Se io la mosca la prendo a questo livello, è un disastro, è sporco. Devo farlo qua. Attenzione, ve lo faccio vedere. Allora. Oh, che fame. Oh, la voglia. Ecco, notate che non muovo soltanto la faccia, le spalle. Se io non muovessi le spalle in questa cosa, la testa non ha valore. La testa diventa una biglia ferma se io non muovo la testa si muove in conseguenza del fatto che le spalle si muovono. Ve lo faccio, rifaccio ancora. Va via! Va via, fete magno, eh? Luce Paola! La mia! Bello! Grosso! Ma che bello! Oh. Oh. Okay. Un pulastro! Me lo mangio tutto! Dirò che gli attori giovani all'inizio sono sempre prevenuti davanti al fatto di conoscere le tecniche antiche, i moduli passati, anche perché provengono da scuole che sono noiose nelle nomenclare ordini, tipi, regolamenti. Noi abbiamo ancora una mentalità aristotelica. Aristotele inserisce tutto dentro un triangolo con livelli, spazi, divisioni. La cosa è molto più dialettica e quindi quando i ragazzi sentono la dialettica e la possibilità di scoprire attraverso l'immaginazione le cose e capiscono che fa parte della propria storia, del proprio essere, allora si appassionano. Foe is passionate about traditional music as well as theatre. And he's helped rescue old songs, creating a professional platform for traditional performers. This song is from his own rural northeast. Thank you.
Ecco, qui ci troviamo in una delle piazze dei comuni d'Italia. Ce ne sono decine, centinaia di piazze come questa. Forse questa è la più famosa, è quella di Gubbio. In questo palazzo risiedeva sempre quello che era il, diciamo, il rappresentante del popolo, i rappresentanti del popolo. Essendo questa una repubblica, i comuni appunto, venivano sempre portate le istanze, i momenti, diciamo, della vita sociale proprio dentro questa piazza. In questa piazza si eseguivano feste e riti straordinari come quello della alzata, cioè ci sono tre ceri che sono proprio dentro questo palazzo, sono altissimi, sono quasi 12-13 metri, vengono messi in questa posizione e vengono rizzati in maggio. Naturalmente è un rito fallico, si chiama appunto fallotropia, cioè un rito legato alla tradizione greca, etrusca e ancora più antica dei pagani, insomma, di sviluppare questa alzata che non è altro che la ripresa della primavera e il rito della fecondazione, cioè è tutta la natura che si solleva in questo rito fallico, le donne applaudono questi ceri che si alzano, gli uomini, ci sono giochi di scurrilità, di piacevolezza e anche di sghignazzo, e piano piano ecco che si vanno per la città, corrono con questi ceri sulle spalle, decine e decine di uomini, a rischio addirittura di cadere, e molte volte ci sono dei feriti, ma c'è questa partecipazione straordinaria di questo correre che è spettacolo. Ecco, in queste feste il gioco della provocazione, del lazzo, dell'ironia era la base di tutto e anche nello spettacolo. Perché? Perché sempre il popolo, anche quando parlava e faceva gioco scenico in una struttura economica e politica voluta da sé medesimo, ha sempre cercato di rompere quelli che sono gli schemi, le gabbie dentro le quali rischiava di essere immesso, bloccato. E allora ecco che vediamo proprio negli spettacoli della tradizione popolare, come quelli che avvenivano a Gubbio, avvenivano anche in altri posti, inserire sempre il gioco della satira, dello sfottò, dell'ironia, anche la più crudele, contro proprio quegli eletti propri. Ecco che il gioco non è soltanto verso chi detiene il potere, ma anche chi detiene la chiave dei riti religiosi, contro ogni aspetto, che per esempio come quello del mistero buffo. Mistero Buffo is Foe's great tribute to medieval Italian tradition. Like the grotesque illustrations in a medieval manuscript, it takes famous stories and characters, like Lazarus and the water and the wine, and reworks them into a rich iconoclastic satire. Grazie, 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 grazie. Devo studiare un attimo. Sbagliato frase. It's a one-man show, and Foe maintains a sense of danger by creating a comic conspiracy between audience and performer. È normale, no? Perché? A casa, se siete bagnati, non ve lo fate. E questa è a casa mia, sapete? Voi siete a casa mia. Siete miei ospiti e io fra poco anche mangio un panino. No, scusate. È normale, tutta la tradizione della commedia dell'arte. I comici a un certo punto tiravano fuori un asciugamano e si asciugavano. È scritto sui testi, fra il primo e il secondo atto, a vista, poi facevano anche sciacqui e tutto. The most popular sketch in Mistero Buffo is about Pope Boniface VIII. Foe presents him as a monster of greed and cruelty, confronted in all his corruption and pride by the risen Christ. A Bonifacio VIII. Ora, Bonifacio VIII, grazie. Bonifacio VIII, voi sapete, era un papa del tutto particolare. Niente a che vedere con i papi che abbiamo oggi, insomma. Era un papa tremendo, una forza incredibile, ed era violento al punto che dava degli ordini piuttosto crudeli, voglio dire che a un certo punto organizzò spietatamente la distruzione di Cortona, poi fece abbattere castelli, paesi che si... Ma organizzò soprattutto e sostenne una delle più grosse ribellioni dell'Europa in quel tempo, che era questo bicchiere mi serve non per così per dare un senso di grazia, ma proprio perché fra poco bevo, un attimo solo, anzi bevo subito, sentite il silenzio che si crea, e bevo subito questo, oddio, adesso sprizzi, fa delle cose. The sketch begins with Boniface dressing up for a papal procession
stopping occasionally in mid-chant to torture his altar boys. Capello, io di su me di su quello grande, io mi di su mine, audimi di su me di poi alle de ferro, ma devo sciancare la crapa, ad andare in battaglia, dammi quello leggero che devo andare a passeggiare, i vino se mi devi mi vom, audimi di se, audimi di se, un specchio, te di su mine, e si divi di un nome del sesto di mondo il guanto ieri lo meri tu e il guanto per seri di tu su mine può divisivi e di su me uno sull'altro. Minimo sono con una mano sola, no? Io devo sede, vuoi che me la tagli? Sei di chiudi su di me, saudimi su di chi mi nutrisce mi vuoi, saudimi, e udisse mi di ami mio dolmantero, e mi di dubile, il mantello quello grande, vivi quello pesante, quello che hai, ma sì, cinque chierici, va il sesto mantello! Hai mai la quaggiata me lo svolte in tutto sarà secando per terra, no? Sì! E insomma, dai qui, dai! Mi voglio essere pesante! Io voglio credere, non mi messo meno, mi... Hai idea mi mettere in spalla, dì, dai, trussù! Io mi vedo semi, io mi vedo, dai, mi va! Io mi di su, ma mi di che... A devi fare tutto me? Sono un papi o un bue. Devo valsare il mantello, cantare. Ma gli altri non chiede voglia di cantare? Eh? Oh, che prima voce, fa sentire, prima voce. Saude mi di su mi vire meum, saude mi di gloria, tenne sta nota. Seconda. E su di con gloria me, io sei un me di su me, io di tenni sta nota. Terza. E tu su gloria me, si di su me, di su ti uguale. Se tu su gloria me, tu su di mi me, di su di me, di su me, di su me. Stunat! Non dignerai mai, prenditi! Non ti sai cantare, non puoi dir messa, sempre che ero sarai. No, non cantare! Stunat, non cantare! Quarta. Sei di sun di gloria mea, aude mi vidu semi. Quinta. E di si mi 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 ogni volta prima, e di mi mi, aude mi di si mi, aude di su mi mi non aude, aude, aude di. Stunat, poi di me, gloria me. Su. Bonifacitano è stato un terribile uomo di potere. Si può dire che ha inventato il potere effettivo della Chiesa. Cioè non quello spirituale, ma ci ha aggiunto anche quello temporale. Ecco che un personaggio che Dante addirittura aveva messo all'inferno prima ancora che fosse morto, viveva al tempo di Dante. Un personaggio che era piuttosto crudele, era uno che sapeva essere un capitano, un generale, conduceva le armate, era un uomo di azione formidabile. E questo Bonifacio VIII è stato sempre inviso dal pubblico, dal popolo del tempo, è sempre stato guardato come il massimo esempio del campione di una prepotenza. E di una violenza, di una criminalità si può dire nel Medioevo. Gloria a me, non che mi stede voi a fare il papie. Su mi dice i cusini, con gli anelli. Sette gli anelli, se mi dice un gloria a me.
come si parluisce a questa, ti inciocca di imbrusare che non ti puoi valutare. E di su me, alle grandi, alle perulti tu. Umidu si, dimmi fumi di su me. Mi sembia, balza su sto mantello, parti su. Aude mi di su mi di... Cusche va in partenza con gli altri un uomo per te? Cuspide cosa? Te ma vai in partera? Piacerio di me scarpisciare per terra sbragao, in te la mota, col capellone incarcao fino al babbie a suffegare. Attento a te. Quando io sono entrato in teatro, avevo 25 anni e provenivo dall'Accademia e anche dal Politecnico di Milano, architettura. E avevo la grossa fortuna, entrando in teatro, di conoscere delle ricerche legate all'architettura come questa. Per esempio qui ci troviamo davanti a una chiesa, la parete di una chiesa molto importante nella storia dell'architettura del mondo. Questa si tratta di San Vincenzo del Furlo ed è del VI secolo. È stata costruita da chi? Da architetti insigni, niente affatto. Da muratori per se stesso, meglio, dei cavatori di marmo. Vedete, là, laggiù in fondo proprio, esiste una cava di marmo e di questo granito che è stato servito per fare la chiesa. E direttamente gli operai che lavoravano là al taglio hanno costruito questa chiesa e l'hanno edificata per sé. È una chiesa ad alto livello di architettura, vedremo anche nell'innesto di come è costruita, la precisione. Ora, quando sono andato in teatro, ho pensato subito che doveva esserci lo stesso livello culturale del popolo, anche del teatro, anche se era nascosto, si facevano credere che ci fosse soltanto il teatro degli aristocratici. E qui dentro si può vedere bene come teatro e architettura si sposino in un modo stupendo, sapiente, nella tradizione del teatro popolare. Ecco, qui siamo davvero in un teatro e noterete subito che là in fondo c'è un vero e proprio palcoscenico superiore. Ebbene, qui abbiamo proprio una struttura già scenografica, cioè ci sono questi due buchi, uno a sinistra e uno a destra. Molte volte nelle rappresentazioni qua c'era il purgatorio, qua c'era l'inferno, qua era la terra e qui il cielo. Ecco perché è così alto. E qui c'era la rappresentazione vera e propria, quella della messa. E i catecumeni, i fedeli, salivano questa scala, quasi a salire in cielo, e qui ricevevano l'ostia, il pane, il vino. Qui c'era la rappresentazione. Di qua, per esempio, in molti casi c'era un personaggio positivo e là negativo. Per esempio, di qua si metteva il prete, dall'altra parte si metteva un personaggio che recitava il diavolo. Ecco, questo spazio, proprio teatrale, è ancora più significativo quando si tratta della voce. Infatti qui ci vuole pochissima voce per poter arrivare. Bisogna pensare che dall'altra parte c'era anche un'altra navata e quindi la folla, c'era molta gente in certe occasioni che venivano anche dalla valle e l'attore, in questo caso il prete, gli altri attori recitavano molto e cantavano. Per esempio, sentite che straordinaria chiave di situazione si ha con un canto gregoriano. Del giudici vendrà che andrò un fatto servizi umanem o elisim iudinum audelici di me umanem. The violent events of 1968 changed the cultural map of Italy as forcibly as they changed its politics. In the wake of riots, occupations and strikes, there was a new audience
demanding new styles and new subject matter. In particular, the police and security forces became the target of popular opposition. The young, committed audience wanted a theatre that reflected their conflict with the forces of authority. In this climate, Foe's good-natured satire was rather overshadowed. Throughout the 60s, Foe had dressed his social criticism in the mask of fun and spectacle. As for the satire, that was cushioned by traditional settings and pretty costumes. Ho capito che non si poteva diventare il giullare della borghesia, insomma. Noi diventavamo un po' come l'Alka-Seltzer. Cioè, provocavamo i borghesi e questi avevano il godimento di prendersi delle grandi schiaffi e di ridere. Ce l'ha con noi, ci stimola, eravamo dei massaggiatori. Ed è stata la ragione che nel 68 siamo usciti dal circuito tradizionale, abbiamo inventato questo circuito alternativo. Foe's personal roots are in Lombardy, in the industrial north of Italy. And it was to the industrial metropolis of Milan that he returned in 1970 to found his theatre commune. With plays based on a response to contemporary events, played in factories and stadiums, Dario and Franca built a new audience from the committed workers and students of 68. Ad un punto c'erano delle fabbriche che erano in occupazione, gli operai avevano occupato le fabbriche e gli operai sono arrivati e ci siamo messi d'accordo, gestivano loro gli spettacoli, cioè loro vendevano i biglietti, loro facevano le pulizie, loro organizzavano la vendita dei manifesti, il bar, i servizi, tutto. E si prendevano tutto l'incasso. Non solo, ma lo spettacolo serviva per comunicare alla gente la situazione che avevano in fabbrica. Bellissima una fabbrica di sottovesti che venivano lì e vendevano le sottovesti. Un'altra fabbrica di radio venivano lì, si faceva lo spettacolo e vendevano la loro produzione, stavano in piedi. Ma il massimo è stato quello dei bicchieri tipo Bologna. Quella dei bicchieri, sì, devo dire, veramente straordinaria. Questa fabbrica di una vetreria che fabbricava bicchieri, tutta roba di cristallo. Il sindacato indicava alla fabbrica di non occuparla più e di cedere. Il padrone pressava, il padrone aveva mezzi, il padrone non ne voleva più sapere. Noi andiamo a trovare questi operai, erano abitavano vicino a noi. Disperati, erano disperati perché era qualcosa come 1000 operai, non erano uomini e donne, non erano scherzo. Ci viene l'idea di proporre loro di vendere parte del materiale. Il materiale era prezioso, quindi dico, qualcuno, compriamo dei bicchieri. Uno dice, io ho 10.000 bicchieri, perché mi voglio mettere in proprio, sto comprando stock di bicchieri. Bene, diciamo, allora noi abbiamo uno spettacolo domani sera a Bologna, al Palazzo dello Sport, dove ci saranno 10.000 persone, e ci portiamo i 10.000 bicchieri. Questi ci guardano come pazzi, perché 10.000 bicchieri... Sono due camion. Non li vende la Rinascente in un anno, no? Erano diffidenti, noleggiamo il camion, pensiamo noi a tutto, se avanzano compriamo noi i bicchieri, ci teniamo noi i bicchieri. Partiamo per Bologna con 10 di questi operai e comincia lo spettacolo, alle 7 comincia ad arrivare gente perché per prendere il posto buono, alle 8 annunciamo che ci sono questi bicchieri, l'operaio o un operaio fa un intervento sulle loro condizioni drammatiche. A farla corta, nel primo intervallo avevamo venduto 10.000 bicchieri, tutti avevano almeno un bicchiere, è stato fantastico. Molte volte erano gli stessi operai di una fabbrica che arrivavano e ci raccontavano la loro storia.
al punto che noi abbiamo raccontato delle storie di una fabbrica in occupazione che poi sono state riprese dagli operai, per esempio a Ragusa, e riraccontate in piazza. Erano testi che nascevano dalle esigenze, cioè noi raccontavamo veramente delle... e soprattutto certe volte prevedevamo le cose che avvenivano. Long before the murder of Aldo Moro in 1978, Foe had captured the spirit of the Red Brigades and anticipated the age of political kidnappings. At a time when the heavily censored media suppressed nearly all information about the left, they put on shows involving kidnap plots aimed at the Prime Minister or the head of Fiat. Foe's most successful play was created at the Teatro Comune, the popular farce Can't Pay, Won't Pay. It also anticipated real events, starting as a satire on the plight of working-class housewives forced to steal from supermarket shelves because of escalating prices, and ending as a popular international hit. D'altra parte, i nostri spettacoli nascono sempre dalle esigenze di un movimento, del movimento in particolare quello del proletariato, degli studenti, il problema, che so io, della droga, il problema di strumenti legati alla medicina o lotte in merito così all'aria e alla possibilità di respirarla quest'aria. Ecco che allora, ultimamente, noi abbiamo avuto l'incarico di realizzare uno spettacolo sulla Palestina, sulla strage palestina, e stiamo mettendolo a posto, come per esempio stiamo mettendo a posto uno per la mafia, uno spettacolo che denunci direttamente e parli dei problemi della mafia in Italia, inutile dirvi, tutti i massacri, tutto il gioco che è legato al potere. Così come quando ci fu lo spettacolo legato a Pinelli, alla morte di Pinelli, morte accidentale di un anarchico, noi eravamo in un altro teatro, poco lontano di qua, e fu proprio il pubblico a domandarci, a richiederci la messa in scena di uno spettacolo che parlasse di questo problema. E fu scritto velocemente, proprio intanto che c'era un processo proprio qui a Milano, il processo contro un giornale che era La Lotta Continua, che aveva attaccato la situazione della polizia, della magistratura, inerente a questo assassinio vero e proprio. E fu in quell'occasione che, mentre qui c'era il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo. Lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico. Accidental death captured the prevailing fear of a heavily armed and secretly trained police force operating beyond democratic control. The play describes the investigation of the death of an anarchist who allegedly jumped out of a window while in police custody. The investigation is carried out by a typical Foe clown, a comic imposter who exposes the brutality and corruption of the security forces. In the report here, it states that you had said there were heavy suspicions pointing in his direction. Did you say that? Yes, sir, in the beginning, but later I said... Well, the beginning is a pretty good place to start, wouldn't you agree? Certainly. Super duper, super. Yes, right. Towards midnight, the anarchist seized by a raptus, and this is still you speaking here, Superintendent, seized by a raptus, threw himself out of the window, thus ending his life upon the pavement below, right? Right, exactly right. Okay, then, so what is a raptus? No, that is a disaster. Raptus is a crisis of suicidal anguish exhibited by a sane person when provoked by a violent anxiety, right? Right. Then let us see what provoked this violent anxiety. We shall begin by reconstructing the exact events, beginning with your entrance, Superintendent. My entrance? Yes, don't you want to act out your notorious entrance? What notorious entrance? Well, the one that caused this bloody raptus. I didn't make an entrance. It was a junior of mine. Oh, pretty feeble to pass the buck onto one's inferiors, you know, Superintendent. It's just one of those devices we employ in the force, sir. Make the suspect confess. And who asked your opinion? No one. I agree. Speak when you're spoken to. Certainly. Superintendent. It was more or less like this, Your Honor. The suspect, the anarchist, was sitting here. Splendid. I'll play the anarchist. My then. Colleague. Yes? I mean, I. Yes? Enter. Jolly good. Off you go, then. What? Enter. Enter? Try the door. Piece of piss, I do assure you.
It's no use trying to pull the wool over my eyes, Sonny. That's not what I've got written here. This is a documentary reconstruction, Superintendent. I want the exact words in the exact manner. Now, do try again. Right there! You filthy, pus-ridden pansy! You pissed me about one more... Now, it was pissing me about. You're sure of that, I think so. Oh, jolly good, carry on. Here we were in 1979 when we first produced it, where there wasn't a kind of mass consciousness that the police were very largely corrupt. Then the Blair Peach incident happened, and we were collecting at the end of the show for the Blair Peach family. And within a couple of weeks, in front of quite reasonably smallish audiences, we collected £1,000. Now, in a way, that's kind of equivalent, because the play was just going really smacking home suddenly. And the general public was becoming increasingly alarmed at what the police, not in individual cases of corruption, but as a whole entity, what it was up to in this country. So this play was getting harder and harder and harder at that time. And more the comedy was really bordering on the edge of frightening, which was very, very equivalent to what must have been happening in Italy in 1970 when he first produced his version. I must tell you this, Inspector. I've just moved into a new apartment, you see, in town, and it happens to be right next to a police station. Well, since I moved in there, I haven't got a wink of sleep. Not a wink, do you? For all the screams and the shrieks and the slaps and the thuds. Naturally, I've assumed, as any ill-informed citizen would do, that these are the sounds of suspects being beaten under interrogation. All too clearly, I realise how mistaken my impressions were. The screams I hear, they're screams of laughter, aren't they? Oh, yes. Those shrieks are shrieks of merriment and mirth, accompanied by thigh-slapping convulsions. Yeah, yeah. Humorous hysteria. Yeah. Don't tell me that one, officer. No, no, please don't. No, you know I can't take it. No, no, officer, don't. Oh, what a punchline. Oh, no, oh, not a shaggy dog story. Sarge, please, no, don't. Ordinary bored people suddenly dress themselves up as anarchists and revolutionaries and go on demonstrations. They're perfectly innocent. They just want to get themselves arrested so they can have a good laugh for once in their life. Very important, because what Dario has had in his life, which we all crave for and hope one day will happen, is a big, big mass movement of opposition to the establishment on which to ride and develop his theatre. And he has been able to take popular, cultural, theatrical forms and adapt them to present needs and see that process through. I think it's true to say he's the only man in the post-war period who's able to play to working-class audiences. He goes into football stadiums and plays to 20,000 people. And he's the only person doing that. You know, one's got to learn that lesson. And so when you take a faux play, which has had all that background to it, and you find that he has this fluidity with those forms, this a wonderful fluidity with them, which we don't have. It's still a bit halting and awkward. And he's been able to sort of see that process through, and it's a great release, and it's a great boost, I think, to English theatre, and to have this input. Someone referring back in their forms to the basic roots of all theatre. Sardi non se parte mio cutindria me adesso si che devi insieme a voi mio fodemi mio fodemi tu ne su si che fodemi tu su vieri tu si e mi vedi tu si mi laudi mi ma tu sei per lì poi tu andi tutti a me pianti chi solengo in mezzo alla strada per me un'altra possessione. De contra la mea. Chi che è in processione? Jesus. Chiesto Jesus. Jesus Cristo, il gatto nomi, tachin chi insedia. Che mi sconfonde. Qual è? Oh, guarda come le conciate. Alle quello sto la croce. Come l'han conciato de scroma boia.
Va, le spine, che ampicaro, il sangue che cola, che sgarbelà, che sputata addosso, che... Adesso capisco perché il ciamo è un povero Cristo. No, tirami via di chilogramo, non puoi vedere, non puoi guardare. Tu dici che è meglio di dargli incontro, perché? Ah, la gente, chi crede tu, dico, ah, guarda qui, ah, i secogliosse, i sono della mesma iglesia. Ma te che hai reso, tieni il mantello, tieni il cappellone, tieni gli anelli. Non, lei è un mato, un fisimo, non puoi vedere roba che sbarlusca, che piace solamente la gente inciucata, imbrugata, sprocugnata. Dammi la terra, per sbordegare tutto il vestito, no? A chi vago solengo? Cum la va, va? Cum va la Jesus? Non mi conosce. Bonifax, Bonifacis, Papa, Papie. A se ti smette che cos'è il Papie? Papa, Papa, non ti sei ricorda che ti che dito Pietro, buon Pietro, aghiamo l'Iglesia, adesso che vuole un capo dell'Iglesia, Tito sarà il capo dell'Iglesia. Sì, ti che dito Pietro, e ti che dito anche che se chiamerà Papa, il capo dell'Iglesia sarà un Papa, che dopo quando l'è morto salta fuori un altro Papa, morto quello è un altro Papa, un Papa, un altro Papa, 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 una papada. Pietro, eh? Notte che l'hai detto ti a Pietro! O vuoi me? A canaia! Mi? Mi ho fatto male ai frati, mi? Mi ho inciuta, chi te? Mi ho massa, chi te l'ha detto? No è vera, Jesus. No è vera. Dimmi il nome di chi te l'ha detto, mica intorcico che fa, che inciodo, eh? No, no, Jesus, no è vera. Mica voglio bene ai frati, mi baso, ma torno un frate. Mi baso un frate, tutte le mattine mi baso un frate, ma torno sto frate. Tutte le mattine, qua, ma torno sto frate! E distaccolo dal portone! Jesus, Jesus, è vero? Sono tu una canaia tremenda, ma l'arbeto disgrazio. Ma ti fai perdonanza a tutti gli uomini e le donne della terra, anche Baldrocchi, Caronieri, Brugati. Fai perdonanza, amico, sotto fiori. Fai di maniera che la gente, o che vede insieme a me, il Papie, insieme a Gesù Cristo, sotto la mesma croce, fammi sortite da portare la croce, ma fuori dai coglioni, Sireneo! Fammi portare la croce, ti aido a portarla fino a sotto la montagna, ma non di scassarmi, ma perché? Ma mi sono forte, porto dei mantelloni. Non è Cristo, la pesciata a me, al Papie, ma io il domato? O il sapesse topare, puarasso. Ma sarò ben contento il giorno che andrai sulla croce a vomegar de sangue. A me andrà putana a svrongar favalesa. Fiol del nasero! Dammi sto mantello, dammi il capellone, dammi gli anelli. Ma come sbarlusca? Prense son me. Cap dell'Iglesia, romana Iglesia. E ti cap de aseni. Cantare. Laude Bonifaz. Laude Bonifax, di sun domine me, et us spiriti mi sun domine me, o se in gloria vai de mi resunce, aude, 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 me. Sospiri per amore e poi farà 3.000 capriole.